Racing Club e Pineta de Liberti tornano ad essere l'epicentro del grande calcio giovanile. Dal 31 agosto, infatti, si alzerà il sipario sulla prima edizione del Memorial Cristina Varani, torneo internazionale riservato alla categoria Giovanissimi 2002, che vedrà sbarcare ad Arde a ben 20 squadre. A rendere omaggio al ricordo della madre di un tesserato della società organizzatrice, il Racing Club di Antonio Pezzone, vecchie conoscenze e nuove realtà provenienti da tutta Europa. Dopo le esperienze maturate durante il Memorial, Laura Nardoni torna il Barcellona e assieme ai catalani fanno il proprio esordio Galatasaray, Porto e PSV Eindhoven. Questi nel dettaglio i quattro gironi composti ognuno da 5 squadre. Nel gruppo A, Juventus, Latina, Lodigiani, Lupa Roma e Porto. Nel girone B, Barcellona, Empoli, Milan, Nova Tor Tre Teste e Virtus Lanciano. Nel raggruppamento C, Galatasaray, Perugia, Racing Club, Sampdoria, Sud Tirol. E infine, nel girone D, Atletico 2000, Inter, PSV, Roma e Tor di Quinto. Oltre alle quattro straniere, quindi, fanno parte del roster le migliori realtà giovanili professionistiche italiane e i club dilettanti più blasonati della regione, che si affronteranno nella fase eliminatoria dal 1 al 5 settembre. Solo la vincente di ogni girone proseguirà il cammino verso il trofeo, con la finalissima in programma la sera del 6 settembre alle ore 20. Pur trattandosi di un esordio, il Memorial Varani raccoglie l'eredità del Nardoni, nel quale le ultime due edizioni hanno visto assegnare il titolo a due sodalizi stranieri, Benfica nel 2013 e Barcellona nel 2014. Per un appuntamento molto sfizioso che apre la lunga stagione del settore giovanile non mancano gli spunti di riflessione extracampo. Al torneo, infatti, è legata una raccolta fondi per consentire l'attività sportiva anche ai ragazzi provenienti da famiglie meno fortunate. Un mix tra calcio internazionale e solidarietà che renderà ancora più completa l'esperienza di questa manifestazione, patrocinata dal comune di Ardea. Notizie, video e risultati saranno facilmente rintracciabili sul sito ufficiale del torneo www.memorialcristinavarani.com e sui profili social dedicati all'evento, nonché sul canale YouTube ormai prossimo al raggiungimento delle 100.000 visualizzazioni. Il countdown prosegue rapido, appuntamento il 31 agosto alle ore 18.30 presso la Pineta de Liberti per la cerimonia inaugurale del primo Memorial Cristina Varani.